Ritrovati gentili spettatori alla seconda puntata di Vivere, la trasmissione dedicata ai nuovi disturbi che sono presenti tra i giovani e i non. Nella puntata scorsa abbiamo affrontato le dipendenze al CERD di Arezzo con la dottoressa Ecocci. Per questo secondo capitolo ci dedicheremo invece di come si muove la ricerca su queste tematiche. Ovviamente i principali temi di cui trattiamo nella trasmissione partono dal bullismo, il cyberbullismo, dipendenze dell'alimentazione, d'apprendimento e diciamo altre tematiche che sono in continua crescita tra i nostri giovani, appunto come dicevo prima, e non. Siamo quest'oggi dunque alla sede distaccata dell'Università di Siena, siamo dentro all'Università di Arezzo con la dottoressa Alessandra Romano, docente e ricercatrice, grazie salve, per aver accettato salve. L'invito, dove con lei parleremo di come la ricerca si muove su queste tematiche per questa prima parte, mentre nella seconda andremo proprio ad affrontare quello che i ricercatori poi riescono a trovare su bullismo e cyberbullismo, poi vedremo comunque nel secondo spazio. Allora Alessandra, io partirei dal principio, innanzitutto spiegherei chi sono e cosa fanno i ricercatori universitari. Siamo legati all'idea di un ricercatore universitario che abbia il camice bianco, che maneggi le provette, che sia all'interno di un laboratorio oppure di un centro di ricerca sperimentale. Un po' questa è l'immagine che noi abbiamo dei ricercatori universitari, quasi dei piccoli scienziati pazzi. In realtà il modo in cui si fa ricerca oggi è un modo collaborativo, cioè il ricercatore universitario non è più soltanto quello che ha il camice bianco, ma è quello che collabora con gli enti, le organizzazioni, le associazioni del territorio, perché fa dei progetti che siano utili, che intercettino delle problematiche, delle sfide che fanno parte della società e che produca della conoscenza, dei protocolli, degli strumenti che siano utili per affrontare problemi del territorio. E per quanto riguarda la ricerca, invece, all'Università di Arezzo, diciamo come si muove appunto nei vari enti, nei vari preposti comunque con cui sono fatte collaborazioni ad Arezzo? Noi siamo all'interno di un dipartimento di scienza della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale e abbiamo la fortuna di essere all'interno di un campus che è radicato nella città e questa compenetrazione con la città, con gli enti e le associazioni che fanno parte di questo territorio è fortemente sentita. Tant'è vero che abbiamo questi progetti di ricerca collaborativa con quelli che noi chiamiamo stakeholders, cioè portatori di interesse, con cui affrontiamo di volta in volta in partnership dei problemi che sono legati a delle sfide. Faccio un esempio, abbiamo una partnership formalizzata in una convenzione con il Comune di Arezzo per un progetto di ricerca e formazione sui servizi educativi per l'infanzia e quindi lavoriamo proprio insieme agli educatori dei servizi educativi per non solo migliorare la qualità del servizio, ma soprattutto per intercettare quali sono le nuove sfide legate all'educazione dei bambini e delle bambine. Che significa oggi avere bambini e bambine al nido che sono sempre più bravi nell'uso delle tecnologie, che sono sempre più svegli e che soprattutto si confrontano sempre di più già con le sfide legate alla multiculturalità, certo, che è un po' l'altro asset su cui stiamo lavorando. Ecco, tu sei docente e ricercatrice appunto dell'università, quali sono le tematiche appunto, oltre a quella che accennavi poco fa, di cui poi ti occupi? All'interno di questo dipartimento noi abbiamo intercettato questa grossa sfida che è la multiculturalità, che poi in realtà è la sfida anche per la nostra città, non è una sfida soltanto per la nostra università. Viene a pensare comunque al quartiere di Saglione, che è stato tanto oggetto di attenzione, anche Piazza Guido Monaco, soprattutto per la presenza di cittadini stranieri o regolarmente residenti ma provenienti da altre nazioni, certo, che sono stati un po' sotto l'occhio del mirino. In realtà noi andiamo a studiare come facilitare i processi di integrazione e di inclusione delle comunità, dei cittadini all'interno della realtà locale di cui questi fanno parte e lo facciamo però a stretto contatto con le associazioni, con la Caritas, con i commercianti, addirittura anche con i medici, perché pensiamo un po' al medico di base di Saglione che in qualche modo ha sia una platea di cittadini, di residenti italiani, sia una platea di residenti stranieri e che hanno anche delle problematiche di cura diverse.
giusto. Sono questi i problemi della quotidianità su cui noi lavoriamo. La collaborazione comunque c'è da parte del territorio anche. C'è una forte partnership, ci sono anche altre partnership importanti con Estra, abbiamo citato quella con il Comune, ci sono delle partnership con le cooperative che si occupano dei servizi alla persona e di volta in volta si costruiscono dei gruppi di lavoro che con punti di vista diversi, in realtà lavorano su queste sfide. Perfetto. Per produrre cambiamento e certo. Innovazione. Ecco, per quanto riguarda invece le tematiche incentrate ai nuovi disagi giovanili, sì. L'Università di Arezzo, essendo scienza e formazione, si specializza anche su questi moltissimo, focus. Moltissimo, il nostro focus, ecco, noi abbiamo un trade union che è l'inclusione, cioè promuovere l'inclusione attraverso processi di apprendimento. Quindi per noi come si apprende è la chiave per capire come fai a cambiare il modo di come certo. fai a supportare le persone affinché cambino il loro modo di guardare le cose. Questo tanto che abbiamo a che fare con gli adolescenti, tanto che abbiamo a che fare con gli adulti. E quindi lavoriamo sia per le tematiche legate per esempio al bullismo, al cyberbullismo, alla prevenzione delle discriminazioni, sia per le tematiche ancora più scottanti legate ad esempio al genere certo. e a una cultura in educazione di genere. E tutto questo nel cappello principale dell'inclusione, del promuovere l'integrazione. Tra l'altro si è laureata qui ad Arezzo Ilaria Bedini, Cavaliere della Repubblica, che avremo sì. poi ospite nelle prossime puntate. Questo è anche un fiore all'occhiello per l'università. È un fiore all'occhiello soprattutto perché rappresenta, Ilaria è stata una testimone privilegiata, se vogliamo, per certo. noi, ed è stata proprio l'esempio di come attraverso un supporto adeguato della ricerca, a partire da una situazione che poteva essere considerata quasi di svantaggio, mm-hmm. in realtà c'è stato un grosso processo di emancipazione, al punto tale che adesso è diventata un'esperta sul tema, Ilaria, e si qualifica come un'educatrice e una formatrice laureata con delle competenze professionali che si propone per percorsi di formazione all'interno delle scuole. Quindi per certo. noi è veramente un esempio di inclusione come organizzazione, come università, e poi di come si fa lo scatto. Esatto, di come si può uscire anche da questo limbo quando si è all'interno, comunque si è bullizzati, diciamo, tra virgolette. Poi spiegheremo nella seconda parte anche che cos'è il bullismo, cos'è il cyberbullismo, che il cyberbullismo tra l'altro, diciamo, è uno dei nuovi disagi provenienti dal nuovo millennio. È di sicuramente un disagio legato anche a un differente contesto, se vogliamo, mediale, nel senso che è facilitato dalla diffusione dei social network certo. e dei sistemi tecnologicamente avanzati degli ultimi 10 anni, però in realtà è un fenomeno ancora più diffuso rispetto alla pratica di bullismo vera e propria, o meglio, la pratica del bullismo fisico agito. Le ultime statistiche, tanto del Censis quanto del Telefono Azzurro, che ha creato proprio uno sportello dedicato al cyberbullismo, parlano di un adolescente su 6 fra i 12 e i 18 anni che almeno una volta è stato oggetto o di ritorsione in cambio di foto, in cambio di come dire, immagini più o meno considerate appropriate, oppure che è stato proprio vittima di derisione e di hating, che è l'altro fenomeno, quello degli haters online, all'interno dei social media. Ecco, questo poi sono argomenti di cui tratteremo nella seconda parte. Ti volevo chiedere come si formano i ragazzi comunque qua all'università per riuscire a sconfiggere queste barriere, tra virgolette. Noi investiamo tanto, ecco, sul piano del coniugare la didattica con la ricerca, per cui non solo invitiamo in aula testimoni privilegiati che facciano comprendere da un punto di vista interno i problemi e le sfide con cui si confronteranno i nostri studenti quando saranno all'interno dei loro percorsi professionali, certo. studenti laureati in scienze dell'educazione e della formazione o in scienze per la consulenza pedagogica nelle organizzazioni, e poi lavoriamo con un processo che, se vogliamo, è basato sul problema, cioè i nostri studenti fanno delle esercitazioni continue sugli strumenti di intervento e sulla progettazione di interventi per affrontare queste sfide, per cui si esercitano, si allenano su come dovranno progettare interventi una volta che saranno al di fuori del nostro contesto professionale. Ecco, perché ricordiamo quali sono gli sbocchi professionali poi provenienti dall'Università di Arezzo. Lavorare nel campo dei servizi educativi alla persona
persona nel campo dei servizi educativi all'infanzia, lavorare nel campo della consulenza familiare, che è l'altro grande filone che si sta aprendo. Pensiamo a tutte le associazioni di familiari, certo, che ci sono, di soggetti con autismo, di soggetti con disabilità, e che hanno bisogno di consulenti familiari. Anche le associazioni familiari di persone con disturbi del comportamento alimentare, cioè, come dire, non solo guide pratiche, cercare informazioni, come dice il dottor Google, che ci dà tutte le informazioni che vogliamo, ma qualcuno che ci sostenga e che al contempo stesso ci guidi e ci accompagni in un processo di apprendimento che riguarda tutto il sistema familiare è spesso necessario. Ti ringrazio Alessandra, adesso andiamo un attimo in pubblicità e poi riprenderemo questa seconda parte di Viver, dove affronteremo un tema molto importante e delicato come il bullismo. E rieccoci in studio per la seconda parte di Vivere. Siamo all'interno dell'Università di Arezzo, la sede dislocata dell'Università di Siena, in compagnia della dottoressa Alessandra Romano, che ci ha raccontato nel primo spazio di come la ricerca si occupa e affronta determinate tematiche. In questa seconda parte invece ci incentreremo sul bullismo e sul cyberbullismo. Allora, innanzitutto Alessandra, che cos'è il bullismo? Parlare di bullismo in realtà è un po' come parlare di tutto, però senza andare ad indicare qual è il fenomeno specifico. Quando io parlo degli immigrati, chi sono gli immigrati, insomma? In realtà con bullismo si intendeva fino agli anni Ottanta qualsiasi forma di comportamento fisico, di violenza e prevaricazione agito nei confronti di un proprio pari, soprattutto da un bullo nei confronti di un soggetto bullizzato, soprattutto all'interno dei contesti scolastici, dove per primi fu osservato questo tipo di comportamento. Già appunto a partire dagli anni 70 e dagli anni 80. Direbbero i nostri nonni che in realtà i ragazzi più violenti ci sono sempre stati, quelli che erano un po' più agitati, certo, ma oggi il problema è il carattere pervasivo. In tutte le aule si conta che in qualche modo ci sono stati degli episodi di violenza. Questi sono dati che ce li dicono le statistiche che stanno studiando il fenomeno e che mi riferisco al Censis, ma anche addirittura a dei progetti che sono specificamente finanziati proprio per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. C'è stato uno finanziato dall'Unione Europea molto grande nel 2013, che ha coinvolto oltre l'Italia anche diverse nazioni e che era volto proprio a cogliere quali sono le principali caratteristiche che si possono accompagnare al fenomeno, certo, soprattutto rispetto ai protagonisti. Oggi noi diremmo che il bullismo in qualche modo è una categoria che ha a che fare con una dinamica disfunzionale e relazionale che si viene a creare all'interno del gruppo dei pari. Ok, e tra l'altro da cosa può dipendere poi? Cioè, la spiegazione che molti non si danno, anche chi è vittima di bullismo, è come mai il bullo agisce in questo modo? E solitamente può essere a monte il problema. Gli studi su questo hanno all'inizio dato una forte responsabilità al sistema familiare e a quella che era stata un'esposizione prolungata a scene di violenza, litigi, come dire, come se questo creasse quasi una sorta di disregolazione emotiva nel soggetto bullizzante, certo, nel bullo. In realtà però il focus attuale, più che essere su quali sono le motivazioni che spingono a mettere in atto questi comportamenti, e su quali sono le strategie che si possono adoperare per coinvolgere il gruppo dei pari come risorsa in chiave cooperativa e collaborativa. Vale a dire, perché gli altri non intervengono? Certo. Se il problema fosse soltanto fra uno e l'altro, perché un intero gruppo classe sta lì a guardare senza fare nulla? E perché a volte la maestra o la docente o l'intera organizzazione non sa come gestire questo fenomeno e finisce con il renderlo un problema uno a uno, bullo bullizzato? Ed è su questo che la ricerca adesso si sta muovendo. Perfetto. Invece. E quali sono gli sviluppi che sono visti in questi ultimi anni? L'idea è quella di, la traiettoria su cui si sta lavorando è quella di lavorare non solo sui concetti di regolazione emotiva e di collaborazione tra pari, certo, ma di favorire sempre di più delle strategie di, lo chiameremo empowerment, cioè di rafforzamento, per far sì che ci sia un uso consapevole tanto del rapporto con l'altro, con i pari, quanto degli strumenti di comunicazione che io adesso
perché l'altro punto è che in realtà il cyberbullismo è la forma più diffusa e anche l'hating, cioè l'odio online. Quindi sono i due, come dire, se vogliamo dire il bullismo 4.0, non so se rende, insomma. Cioè l'idea, il bullismo nel 2019, più ancora che essere soltanto comportamento agito, è un comportamento agito online. Anche perché molto spesso sentiamo, leggiamo anche nei vari quotidiani, nelle varie riviste specializzate di ragazzi, adolescenti, che per via del cyberbullismo compiono anche gesti estremi. Si arrivano addirittura a dei gesti estremi, si contano insomma diverse decine di suicidi in adolescenti tra i 15 e i 18 anni, anche in Italia abbiamo avuto diversi casi legati proprio alla difficoltà di parlare. Perché un soggetto bullizzato sente di non poterne parlare? Perché si sente isolato, cioè sente che il gruppo dei pari non è dalla sua parte, non fa nulla, addirittura semmai si schiera dalla parte del bullo e sente di non poterne parlare in famiglia. Quindi questo è l'isolamento quello che determina l'aggravamento delle conseguenze, dell'impatto del cyberbullismo e anche del bullismo. Ti faccio un esempio. Io ho tenuto un corso nel primo semestre, che tra l'altro si chiama proprio Metodologie per l'inclusione, in cui su una platea di 100 studenti, 3 studenti, e sono solo quelli che hanno avuto il coraggio di dirlo, hanno raccontato la loro storia di cyberbullismo. E come dire, quindi i numeri ci sono, cioè in realtà la percentuale del 15% è probabilmente una percentuale reale, perché c'è questo fenomeno. E mi ha colpito che una studentessa abbia raccontato come lei ha avuto il coraggio a un certo punto di pubblicare, cioè di reagire, e anzi abbia trovato poi il sostegno forte della famiglia. Laddove ha avuto il coraggio di raccontarla, ha avuto il sostegno della famiglia per andare avanti. Quindi il mettere a nudo, diciamo, le problematiche è un modo, può essere un modo per affrontarle. Sicuramente creare una rete di supporto, perché veramente fino a quando il problema è tra il soggetto che discrimina o che fa delle azioni di bullismo e il soggetto che le riceve e viene considerato così dall'organizzazione, è un qualcosa che si ripete. Laddove io invece lavoro per creare rete tra gli studenti e tra i docenti e in partnership con le famiglie, io sto creando un sistema che è in grado di farsi carico del problema. E questo, il lavoro di rete, diciamo, che è un po' un lavoro di squadra fra diversi attori, è ciò che poi è la chiave anche per altre tipologie di disturbi. Sicuramente. Quindi si parla tanto del lavoro multidisciplinare, e questo è il senso dell'inclusione a 360 gradi. Ecco, parlavi poco fa degli haters, è un termine che sentiamo molto spesso da qualche anno a questa parte. Chi sono e che cosa fanno per, tra virgolette, andare a rovinare anche la vita di persone? Delle persone. Gli haters sono proprio degli odiatori seriali, così si chiamano nel gergo. Come esistevano i serial killer, come esistevano i violentatori seriali, ora esistono gli odiatori seriali che utilizzano i social, per lo più Facebook, ma anche Instagram, per mandare dei messaggi derisione, di incitazione alla vergogna nei confronti di soggetti che generalmente non hanno fatto nulla e che addirittura in alcuni casi non hanno dei rapporti, non sono amici, sono delle persone quasi del tutto estranee, possono essere per esempio i compagni di un'altra classe. In alcuni casi gli haters scelgono di restare anonimi, in altri casi gli haters addirittura utilizzano il proprio account con nome e cognome e agiscono questo atto di forza che di primo impatto sembra essere, come dire, al primo messaggio uno può riderci, ma quando la cosa diventa sistematica e addirittura si aggiunge poi altri haters, diventa una vera e propria mobilizzazione tramite social che fa male e che ovviamente produce la tendenza all'isolamento nel soggetto che la riceve. Una cosa che mi era venuta in mente, c'è anche addirittura una variante, se vogliamo, peggiorata del fenomeno, che è gli haters di genere, in cui addirittura si creano dei gruppi social privati, soprattutto dei gruppi Facebook, e di questi gruppi fanno parte tutti gli haters che scelgono di odiare una certa persona, per esempio una ragazza, e cominciano a chiamarla ippopotamo, rinoceronte, pubblicano impropriamente le sue foto e addirittura possono ricattarla. Questi sono ovviamente, si va poi, l'istruzione del reato d'immagine che è avvenuto proprio circa 2 anni fa, ha consentito anche di regolamentare un fenomeno che sino a 2 anni fa non era regolamentato, cioè non era un reato fare una roba del genere. Oggi invece c'è una denuncia alla polizia postale e si può intervenire anche da un punto di vista legale. Mm-hmm.
E, come dire, ci sono tanti altri casi famosi di haters o di soggetti che sono stati vittime di haters. Viene a pensare comunque ai personaggi famosi, comunque che vediamo in televisione, che molto oltre spesso oltre a Ilaria, anche... che come dire è stata la prima che ha raccontato, e anzi il suo video ha fatto milioni di visualizzazioni su un fanpage. In realtà, come non pensare alla stessa Bebe Vio, come non pensare a la nuotatrice, la Federica Pellegrini, che come dire sono stati proprio oggetto di derisione, senza motivo in realtà, da persone che non conoscevano. Come si combattono questi haters? A prescindere dalla polizia postale, comunque che è un ente che può intervenire. Esatto. Diciamo, in realtà il discorso è a monte in questo caso, cioè il discorso non è tanto sul proibire l'uso dei social network a eventualmente adolescenti, ma è quello sull'istruire, cioè sul consentire di apprendere come non solo usare i social network, perché nessuno ne è contrario e sono un dato di fatto, e soprattutto come istruire chi sta intorno, i propri compagni, il gruppo dei pari, a segnalare qualsiasi situazione e ad, certo, essere pronti a intervenire. Quindi il bullismo, in conclusione di questa nostra seconda non puntata... non è un problema a due, è un problema di molti a molti ed è un problema che va gestito come istruzione, cioè il problema che va gestito come educazione, non è un problema che va gestito come intervento terapeutico, non è un problema che va gestito come intervento risolutivo o con l'allontanamento. Si combatte facendo rete. Facendo rete, il lavoro di rete, il lavoro di squadra. In fondo, se posso dirlo, te ti occupi anche di calcio, di sport, e quindi, come dire, il primo punto per fare gol ci vuole una squadra. In questo caso, per portare a termine un intervento efficace, ci vuole altrettanto una squadra, che sia fatta tra scuola, docenti, ma anche gruppo dei pari, soprattutto, e famiglia. Grazie Alessandra per essere intervenuta, per il tuo intervento, la scomputata di Vivere, per aver accettato l'invito alla nostra trasmissione. Proveremo anche più avanti a invitare Ilaria, poi averla come nostra ospite. Noi siamo in conclusione di questa seconda puntata, dunque, della nostra trasmissione dedicata ai nuovi disagi che compongono le nuove generazioni. Appuntamento settimana prossima per una nuova puntata di Vivere.